Benvenuti dal Dio del Metal in compagnia di Upanic. Salve a tutti ragazzi. E quest'oggi siamo su Nintendo 3DS, se non mi spadono qualcosa, metti là. Dove abbiamo scoperto che c'è una versione di Rayman che si chiama Rayman 3D, ma in realtà è il 2, il Sì. secondo Rayman. Dovrebbe essere il 2. Allora, io essendo un veterano di Rayman, dato che è stato Rayman 2 e il 3, che sono stati due miei giochi della mia infanzia, volevo vedere se il porting è valido. Poi io posso dare le mie impressioni da veterano di sta saga, però vediamo un po' come l'hanno fatto. Poi sarà una blind run per lui, vediamo un po'. Sì, io sono proprio un blind in totale perché ho giocato il terzo, mi ha garbato un casino, su Sì. E PS2. molta gente dice anche che il 2 sia il migliore. Questo è da vedere. È da Sì, so, vedere secondo secondo me lui, nel so, senso, secondo me secondo me è no. due per forza, secondo me. Perché l'audio sta a posto. Lingua, Le oste qui sono perfetto. belle, quindi. Nuova partita. Au! Ah, Madonna. avevo visto apposta. Beh, se, Chiamalo ok. wow. Facciamo questo. CCC. DDM, tanto DDM puoi stare tranquillo che ci stanno tutti i giochi. DDM. Vero. Fatto al contrario. Daniele, dose È matta. vero. Madonna. Si iniziava così. Della Ubisoft quando faceva belli. Sì, oddio, questo è un porting, Questo. quindi cioè. La grafica è migliorata, mi sembra. Qui va a 60. Però mi sembra che dopo rallenti. E loro ovviamente lo vedono a 30 perché si cattura a 30, ragazzi. È che tanto è inutile mettere a 60 se. No, ma la grafica mi sembra comunque leggermente migliorata. Più la linea dell'HD, nel senso è difficile da spiegare perché io me lo ricordo diverso. Me lo ricordo perché l'ho giocato dal PC nella versione del 1999, quella per PC, quindi. Io sono curioso perché tra l'altro c'ho Rayman Revolution che sarebbe il 2 ma per Sì, PS2. quello sì. Poi Poi c'è per Nintendo 64. Poi c'è per la PS1, mi c'è pare. per il Dreamcast. C'ho per un sacco di OS. Per la Vedi PS1. qui. Ah no, qui va sempre a 60. Qui ha fatto un laghino. Sembrava Da detto così che. lunga sta È lunga, è cutscene. lunga. Io questo veramente non lo conosco, cioè. Rayman 3D, non è vero, è Rayman 2. Rayman 2, Madonna. Maledetti fake. Maledetti fake one. Quindi c'è questo galeone della morte, dove a quanto ho capito, Globox viene rinchiuso. Sì, ma non solo lui, diciamo. Beh, vabbè, si scopre più là anche certe cose. Che non voglio stare a spoilerarti, voglio No, che ti no, goda no. la blind run, che sia blind run. Io Sì, proprio totale, non so niente. ti dico che è un gioco fantastico. Sì, questa cutscene tutti bacuccati. Sì. Te fai caso se ci sono le. Non è. Non mi sembra 60. O sì. Dipende da dove siamo. Ora c'è uno che dice aiuto. Oh, aiuto. Dice? Lo vedi? Aiuto. No, ma è doppiato? Sembra di no. Non lo so. Qui bisogna sentire. No, non è Ha doppiato. detto Globos. Sì, ma Globox i nomi li dici sempre. Senti, parlano tutti. Insomma, Cowbros, dude. Si parlano tutti così, vai. è come l'originale, via. Sì, è come Rayman 2, per adesso mi sta garbando perché anche la grafica è rifatta. Cioè, più lineatura HD. Ganzo. Quell'uomo d'argento dovrebbe darti il potere di sparare. Tra l'altro che ce l'aveva lui ingollata, madonna. Sì, ma Globox è una fogna. Specialmente nel 3, Madonna, che beveva Lui che litri di ingolla pugne. André. È vero. Il grande E da qui inizia la tua prima blind run André. Andiamo da sul lì. coso. Lei mi darà tutti i miei poteri. Oh, 60. Sembra, vedi? Sì. Prova un po' a muoverti il personaggio. Sì. Qui va a metà, però io qui lo vedo a 60. Buonissimo. Sì.
Eh sì. Buono. Anche perché 3DS è potente, cioè non credo che... Ma poi è un gioco del 1999, nel senso, se non lo fa girare è grave. Allora, con lui ci si può parlare? No, no. Non credo. Allora, il pugno non si può caricare come nel 3, per ora, credo. Per ora. Per ora. Poi lo vedi il disastro diventa, vai. Doppia X si fa la planata con le ali. Sì, con i capelli. Questo lì è per agganciare i nemici. Però a differenza del 3... Non fa quello angolato. Non fa quello così. Fa tutti dritti. Allora, vedi, qualcosa mi ricordo. Questo è per... Ci sono anche qui le... Le lucertoline che guardi ti danno i punti, tipo. No, qui no. Oddio, non me lo ricordo, ma mi pare no. Dai, zii, inizia il tuo viaggio, buttati di sotto, tanto non c'è nulla. Qui, boh, occhio a raccoglie tutti i lume rossi. No, vabbè, i lume gialli, non mi ricordo se ci sono, però. Dio campo, l'ho già mancato uno. No, vabbè, ma tanto quelli rossi ti danno la vita. Già finito. È una specie di tutorial, cioè... Ora arriva anche Globox. Buona ciccione, madonna. Ma poi che è una papera. No, si salva. Salvato Matteo? Sì. Buono. Ma guarda che questo gioco non è rotto come Bits and Pieces, madonna. Rotto. Non è fatto bene, insomma. Vabbè. Ecco, questa è la soundtrack della mia infanzia, madonna. Mi ricordo l'estate a giocare a sto gioco. Ora lui urla Globox. Sembra tipo da Borderlands, tipo del deserto. Sì. Allora c'è il doppiaggio. Quanti ricordi? No, ma non è doppiaggio, è doppiaggio. No, ma mi sembra molto rifatto meglio, guarda. Guarda lì. Sì, è vero, sul 3DS fa una porca figura. Quelli lì non ti servono a nulla ora, perché quelli aprono i portali. E quando è finito delle ossa, infatti. Ah, c'è anche questo stronzo. Com'è che si chiamava? Murphy. Che fa tipo... Sì. Questo me lo ricordo. Murphy, sì. Che sennò poi mi rientra dentro. Ma lo fa anche ora. Sì, lo fa. Fa tipo... Sì. Capivo che intendevo. Vabbè, quello che ti dice di passare davanti alla pietra se hai bisogno di consigli, insomma, come passare un... Sto vicino alla pietra e te ne premuto giù, però di persona ho dato spiegazione. Che fa? Mi fa vedere la minchia. Allora, boia, ma che è? Un trip. Questa cosa non c'era nell'originale. E che c'era? No, c'era il cielo blu e basta, mi pare. Ci hanno messo così allora, come Madonna, ma è... È una texture ripetuta, madonna. È un trip questo. Sì. È capace, non l'ha guardato mai nessuno, l'hanno detto, allora ci si mette qualcosa così e lo guardo io. Però. Devo vedere se trovo qualcosa. Via. Sì, sì. A parte questi livelli... Cioè, perché ci sono dei livelli in cui devi fare un po' di backtracking, nel senso che ci devi ritornare dopo che hai avuto certi poteri, capito? Sto davvero giocando un Metroidvania in 3D. Di base è quello. Che? No, mi ferisce? Non ti fanno nulla. Sono zanzare o sì, cioè. Quindi anche quello è un finto 3D. È un finto 3D perché come ti giri. Sono due sprite. È tipo Doom. Eh sì. Anche perché se è uscito per la prima volta su Nintendo 64. Questo? Man 2? Non mi sembra. Sì. Forse PS1. Ma non vorrei. No, sì, forse Nintendo 64, hai ragione. E lì infatti non potevi fare più di tanto. Vai, ora prima di buttarti giù, spacca la cosa. Ah, questi ti danno i lume gialli. Una gabbia pirata. Poi da quel che mi hai detto è bello lungo come il titolo. Cioè uno qui ci può passare un sacco di tempo anche a collezionare tutto. Sì, e poi ci sono i livelli. Ecco, qui il cielo va bene. È quello lì che c'era. No, è ingrandito. È ingrandito, cioè va in base alla prospettiva. Lume giallo. Della accesso alla cosa segreta. Ah. Come ti dicevo prima, no? Cioè. Sono tutti i segreti del mondo. Segreti, ma. Che volete? Con il nome tieni premuto. Spremo su, quindi. No, vabbè. Intanto raccoglilo prima di.
Vuoi casco? Qui si apre. Qui c'è qualcosa, no? No, no, no. Ormai questi livelli li so come le mie tasche. Lì sopra c'è un consiglio, mi pare. Ah, qui ti insegna a fare un po' a gestire. C'entra con left, quindi. Ah, ok. Vanno sapute queste cose, sennò addio. Questi i Cristo. No, ma che sono funghi. Non ti fanno diventare grande come Super Mario, però. Hai visto che ti puoi arrampicare comunque se arrivi a una sporgenza? Mm. Non è tutto platforming dove statico, dove salti. Mille frammenti del cuore del mondo. Questo c'era anche nel 3, mi sembra, sta cosa qui. Nel 3 frammenti del cuore. Cuore del mondo. Stato distrutto da pirati. Contengono la conoscenza universale. Più le raccogli, più imparerai. Più imparerai. Può accedere a segreti? Vabbè. Vabbè, questo se lo vuoi completare al 100%. A parte una cazzata sto gioco, quindi. A certi punti è facilissimo, in altri un po' più. Comunque è interessante, cioè. Anche l'ambientazione sembra veramente valido. Vabbè, ora qui non hai visto nulla. Cioè, le ambientazioni c'è di ogni tipo, c'è su ghiacci, al mare, livelli sott'acqua. Livelli dove. Ah, qui me lo ricordo, perché dice cose strane con quelli lì. Che parla tutti così. Abbiamo trovato un altro. 4 su 5. Ah, quindi va in base al livello. Sì, cioè. Esatto. Allora se manca un buon punto. Ora sai, posizione dell'uomo me la ricordo, quindi. Vabbè, ma tanto devo scoprirlo. Per esempio, mi sono già perso. Allora, devo andare qua. Devo andare qui. Poi da lì fai il salto con la planata. Papà ha salvato la. Sì, lì si mettono a piangere pensando che sia morto. State FPS? I pianti sono state FPS. È vero. Le transizioni non vanno perfettamente a 60. Forse solo i personaggi, ma i particellari sì. Che lacrime andano a 60. Lì hanno portato lì laggiù. Madonna, sa se qualcuno conoscerà Iman nel canale, non lo so. È abbastanza famoso tra i retro gamer, però il problema è trovarli sti retro gamer. No, mi sembrano dei zanzaroni morti così di sfuggita. Ah, ora qui ti insegno una meccanica nuova che ti servirà in futuro, scoprilo da te. Forse quella del salto per. Quella che ti devi. Che s'aggrappa. Quella c'era anche nel 3, mi sembra. Sì, oddio, nel 3 è pieno zeppo di poteri. Nel 3 era bellissimo, sì. L'unico problema è che per registrare la PS2 devo fare un casino. Ma anche quello prima o poi mi sa che lo porto, eh. Si vedrà un po' a merda, però. Vale la pena. Col suono. È vero. No, ma non in quel modo lì, eh. C'ho l'overmedia. Ah, cioè. Cazzo, tu lo metti. Vai, ora liberi i teens che ti aprono il portale. Le teens. Ah, questi ossi bellissimi. I nasoni. Sì, ora qui fanno tutte le sceneggiate da annabacci, cioè. Mi sembra un po' in ritardo, comunque. Ci sta sia un problema di sta versione, non si sa, eh. Sai perché? Perché è 60 fps. È giusto. Potrebbe essere la cattura, ok. Posso dirti che i pirati hanno portato lì la raduna delle fate. Radura. Chiuso in una delle fortezze elettorali, doveva andare all'isola delle porte. Mamma. L'anticamera è un posto magico. Porta ad altri mondi. Conosciamo una strada per arrivarci. Sì, da qui ti si apre l'overworld comunque. Questo è una specie di bello tutorial.
5 lume, ma ce l'ha già. Sì, ah, è vero, perché in certi livelli dove puoi andare avanti solo se raccogli un certo tipo di lume, mi pare. Quindi invoglia un po' anche un po' l'esplorazione, cioè nel senso devi stare attento. Sarà a posto. Dio buono. Cioè, con tutto quello che hai fatto anche in Mario Game. Cioè, promette. Ma anche Mario 64. Madonna. Ora qui dovresti andare nell'overworld. Me lo ricordavo diverso, eh. Non è questo. Questo livello non c'era nell'originale. Ora hanno cambiato questo pezzo? È probabile. Farlo un po' più... più moderno. Non lo so. Ma è che non so di cosa parli. No, ma era diverso, perché quell'altro... Ma aspetta. Qui da dove siamo venuti? Sei venuto da là, quindi devi andare là. C'è il livello. La dura delle fasi. E poi nell'originale ci si buttava sui cosi, sui portali. Qui ho fatto così. Ah, bellissimo sto livello, se me lo ricordo. Non mi ricordo se puoi notare qui, eh. Forse no, perché ci sono piragna. Ah, sì! Immergiti qui. Ma non... Però lì lo vedi, c'è la barra della stamina de... C'è l'ossigeno. Sì. Mi sa che qui l'hanno cambiato, perché io non me lo ricordo. Eppure ci ho giocato... Ho finito una trentina di volte, Rayman 2. Che c'era scritto per notare? Vai su. Ammazzano. E come? Prova! Cazzo! Madonna. Scomparso. Vabbè, tanto il checkpoint è qui. Già, chissà quante vite c'ho. Ah, mi sa che qui le vite non ci sono. Per notare usa... Rimagiti premi A... Per risalire premi X, ho premuto tutto fuorché quello. Quindi quello però lo voglio pigliare. Quello mi ricordo. Ah sì, per l'ossigeno, sì. Sono pieni d'aria. C'è qualcosa, sicuramente. Sì, c'è la gabbia. Distruggila. Vai, quello ti dà 10 lume, mi pare. Gialli? Sì. No, 5. No, 5, mi ricordo un cavolo. Per una... non so. Ma... Sono ritardato. Ora credo ci sia altro. No, mi sa che dovresti ritornare su cercando di prendere l'ossigeno. No, non so se lo fa, se ce la fa. No, oddio, forse sì. Considerando che l'ho già preso, mi sa che ho sbagliato strada. Oddio, non mi ricordo dove si va qua. Ce n'era un'altra. Veloce! No! Dai, ci sei! Ma che culo! Che culo, Madonna! Che culo! Ho visto un'altra. Quelli non sono lume, quelli ti sono consigli. Sì, no, ci sono anche lume. Ma era così nell'origine? Non lo ricordo. Sacrappa. Vedi, l'animazione non è a 60, eh. Se no, se lo guardi a modo non è a 60. È il contorno che è comunque il contorno. Questa sì. Lume verde. Dovrebbe essere il checkpoint. Sconsigliato? Ma non so se l'ho esplorato tutto, il problema è quello. Intanto ci puoi ritornare, poi per adesso. Guarda, anche questo è. Era un falso 3D, l'hai visto? Sì. Era in 2D. Come Doom. Serve sì. Tanto non ti preoccupare, questi qui sono solo livelli cazzata, giusto per farti ambientare. No! Stavo per cadere. Ma sicuramente mi ci trovo meglio di altre cose. Senza fanno. Penso aver già capito. Lì spara l'interruttore. Ma che erano dentro? No, dove erano? Ora occhio perché non si può cadere, eh. No, sono incoglionito. Visto? Sì, occhio perché questo può cadere. Mi pare che qua c'era un segreto, Ma qui da dove si prosegue, probabilmente. Sì, quindi fatelo tutto. No, non adesso. Guarda un po' se c'è della roba interessante. No, qui non c'è. Allora è dall'altro lato. Sì, blind run guidata da Yupanico. Qui occhio che si scivola.
Non è semplice da comandarlo col coso del 3DS, perché... Sono ostici i comandi. No, è che... Hai preso tutto. Non lo so, l'analogico è strambo. Più che altro non c'ha più il grip gommoso quasi, ah, quindi mi scivola il dito un po'. Ho capito. Un po' un casino così. Vabbè, ma tanto si fa. Dai, cazzo. Vabbè, tanto non brossi dando vita, ma tanto te, ma questi livelli non muori. Il nostro papà, ma quanto ha procreato? Eh sì, non hai visto in uno dei livelli finali. Prendi l'unverdi, se muori l'appariato... hai ragione, stesso. Qui sarà qualcosa? Nel buo? Ma mi sa che c'è solo quello. Sì, ma ha fatto tipo una scivolata, è per le speedrun, capito? Cioè, per... Ah, pensavo fosse un bozzo. Invece che è? Fumo, che è? No, è acqua. Acqua? Solo che qui lo vedi, è un contesto un po' più fantasy, cioè più... A me sembra... Lì non ti puoi acqua buttare. È bene, acqua, sì. Lì ci muori, ci sono piragna. Vediamo un po'. Sicuramente lì ci si va. Lì ci vai con la barchetta. Con la barchetta, insomma, la pedana. Ah. Però non puoi andarci adesso. Devi passare dall'altra parte. Passa da là. Oh. Okay, a casa. Lì devi guardare bene con la telecamera e... Hai capito dove atterrare. Sì. Qui? Qui vai avanti. Perché lo vedi, c'è il buco. Sì, ci arrivi, basta che fai il salto, ti metti su quella prateria lì. Saria sulla pedana. No, no. Quasi. Casi. Se salto? Salti. Ah, salta con la pedana anche lì. Non me lo ricordavo. Neanche io. Pensavo. Qui se ti vuoi. L'hai preso il loom gialli? Diciamo sì. Sì, è a posto. È a posto. Allora, cazzo, può proseguire. Oggi non ci sono le campane a rompere il cazzo. Minchia, tu giorno. Beh. Ogni 10 minuti, cazzo, ogni 10 minuti. Madonna. Poi non erano neanche livelli semplici, quindi. Stavo un po' andando fuori di testa. Bellissimo è qui. Lì. Sì, lì fa un passo ogni mezz'ora. Sì, appunto, voi lo schermo sotto lo vedete in ritardo perché è un problema di cattura, ma tanto non succede nulla, per fortuna nello schermo sotto. Da quanto credo. Penso di sì. Ci sarà più sicuramente. Allora, aspetta che ho visto qualcosa. Ah no, sono... Qui? No, lì non ci puoi andare. Ora... Devi arrampicarti. Vai a spara a quelli. No, perché ti faceva un danno. Se no ti rincorrevano anche sulle cose. Infatti c'è da capire. Quando si arrampia sembra una scimmia. C'è da capire chi è che ci fa danno o no per ora. Ed è da questo rhyme anche preso il suono di Open Arena. È vero. Sì? Sì. Che hanno messo come personaggio, madonna. Tutto spippato. Oh, va veloce. Eh sì. Ma hai fatto tutto, zio. Tanto i loom rossi sei full vita, quindi. Sì? Checkpoint. C'è piragna, sicuramente. Piragna li puoi uccidere, però soltanto quando saltano nella tua traiettoria. Non c'è la zoom? Gamba. No. Zoom in che senso? Così. Ah, no, farei no. Devi andare lì. Occhio che qui saltano, eh. Non ti conviene andare lì, tanto sei full vita. Ma preso. Ma no, vai tranquillo, tanto qui per morire. Poi mi ha detto che diventa difficile poi a un certo punto. In certi punti è molto difficile, come ad esempio nei livelli dove devi trasportare della roba, però niente di rotto, cioè ci vuole soltanto abilità che il giocatore sviluppa giocandosi il gioco piano piano. Secondo me si può andare lì, c'è tipo una pedana, la vedi?
Sì, ma non mi ricordo come ci andavi, però. Beh, no, questo boh. Non. Finito? Sembra di sì. Si è suicidato. No. Ci dissociamo. A qui c'è una musica bellissima. Peccato non poterla sentire. Che è tutta stealth, tipo. Non è questo. Vabbè, qui ci sono anche i chitarroni, tipo. Cioè. Lì ammazzi il tuo primo pirata. Ah no, non l'ammazzi, devi far sì che butti il barile nel buco che te lo apre. Infatti te l'ha aperto, visto? Ah, l'ho fatto a caso. Io ho di qua. Mi sa che ti salto un segreto così. Ma no, non mi ricordo però. Ma sì, perché qua vai avanti. Ah no. Ah, sì, è vero, qui c'era un gialli. Infatti sembra un posto un po' losco. Prendi anche quelli, tanto. Ok, piranha, ricordati che li puoi ammazzare quando passano sulla tua traiettoria. Ma non puoi sparare un volo. Cazzo, che culo, manca proprio finire nell'acqua. Quello mi sa che mi ammazza, eh. No, non è acqua delle auto, c'è questo Mario. Vai solo sulla scala. Su, sì. Quelli sono l'umma a tempo, che se li prendi tutti ti danno un bonus a seconda di quello che stai raccogliendo. Che? Ah, hai preso 5? Sì, sì. 50 sono tanti poi, eh. Sì, ma già in questi livelli ci devi ritornare per certe cose, eh. Però puoi andare avanti, perché ti mancano dei poteri. Il 7, ma c'è una chitarra sotto. Tanto guarda, quando una volta che l'ho catturato e si riguarda, l'audio si sente a modo. Perché, allora, a modo. Perché è quasi al massimo. E a meno 5 decibel. Che già con le cuffie mi spaccano la testa, madonna. C'è poco. Specialmente se sono veri arc che ti spaccano l'orecchio, madonna. Lì ti debuttano il buco. Vediamo un po' se sponda qui. Madonna, maniaco del completismo, eh. Ti fa bene. Magari scopro qualcosa che non sai neanche te. Ma io l'ho platinato sto gioco. Usa sombra. Sì, ah, per capire dove va. Ah, che culo. Io vado qui. No, provo. Poi uccidilo. Che è un cabo. Ah no, mi sembra. Vai, si schiva proiettili quando spara. No, basta che salti. Ma ci sono tipo delle facce nell'acqua, hai visto? Sì, le facce della morte. Lo vedi? Sembra un chiaro riferimento a Super Mario Galaxy, di quegli omini. Ah, è vero. Nelle. Sono uguali. Sì, io nel background. Occhio, le prese. Sì, sì. No, si arrampia sulle ragnate. Attenzione. Occhio che lì ti buttano i barili. Sono a random? No! Basta! Quella roba a random. Hanno finito. Mi sa che sono a random veramente, però, Eppure hanno sparato sincronizzati. Però non sono rotti, cioè, nel senso. Qui te la puoi giocare come vuoi. Aspetta, c'è il comando per andare lenti? Perché mi pare. Cioè di camminare lenti. Facendo meno pressione, magari. Eccolo. Questo? No. Allora mi sto sbagliando con un'altra cosa. Eccolo. Mi sa che lì puoi superare i nemici facendo lo stealth senza farti vedere. Che è? Cazzo. Cazzo. No, riprenditi. Ho scoperto qualcosa di strano. Ho perso il rientramento. Che pum. Andiamo di qua. Devi andare là.
checkpoint. Molti pirati. Sì, questo è quello che si è già visto. Di evitare i loro colpi più facilmente. Sì, perché se ti sposti in orizzontale, via. Aggancialo e poi schiva proiettili. Aspetta un po'. Aspetta, ok, ok. Ah, dove te ne hai premuto? Sì. E salta. Può anche saltare mentre stai... mentre lo stai agganciando. Ah, ma c'è la vita, non l'avevo neanche vista. Cioè, di loro, Dio. Ah, buono. Lì ci devi buttare un barile, mi sa. L'hai preso, non sei neanche visto. Sì, il barile, buttali addosso, li fai danno. Lo vedi? No, l'ho fatto fuori. No, se okay. Se lo butti ti ammazzi anche te, okay. Madonna. Devi buttarlo nella porta per proseguire. Però io prima esplorerei un po' l'area, perché mi puzza, non me la ricordo. Lo sapevo. Pulsa, sì. E qui? Lì, ah no, aspetta. Io mi sa che sa che lì continui, ma non ne sono sicuro. Io proverei a spaccare. No, senti, giocate la. Hai visto, l'ho attivato. Sì. Qui. Vabbè, si può. Aspetta. Prendi il barile se vuoi andare là. Cerca i platini a questo livello. Dio campo. Vabbè, tanto spawnano infiniti. Ma poi c'ho l'occhio spippatissimo. Sembra drogatissimo. Vabbè, erano gli anni 90, eh. Madonna. Buttalo lì. Non ti avvicina troppo. Ah, quando fa sto suono vuol dire che hai scoperto qualcosa. Help, qualcuno ha detto help. Sì. Ah, allora questo era il coso segreto dove... dove devi rompere le casse, le gabbie, via. Ora puoi proseguire, zi. Complimenti. Per adesso sta andando bene. Un po' se mi ricordo da dove sono venuto. Qui c'è qualcosa, eh? Devi andare là. Aspetta, che c'era là? Guarda un po'. Ah, il fuoco. Era una fiammella, mi sembrava di aver visto. Allora, quello si è già attivato. Ora è brutto. Sì, occhio che qui rimbalzi. Aspetta, è in basso o no? È in basso. No, no, devi andare in alto. Lì. Che mica stavo facendo, boh. Qui occhio laser, devi avere il tempismo. Cambia musica. Occhio. Cerca di colpirlo prima te, prima di farlo svegliare. Almeno c'è già un vantaggio. Aggancialo e occhio e salta. Salta per evitare i colpi. Attivato l'interruttore. Interessante comunque. Sembra carino davvero. No, è carino, poi aspetta che si evolva. No, è lo stesso livello, eh. Infatti 27 mi sembrano troppo poi. Quelli già qui. Sono casuali? No. Ah. Dai, ce l'ho fatta. Non come volevo, però. Vabbè. Vabbè, un tubo. Vedi? Segui lui. Ah, mi sa che qui vai avanti, eh. Prova a ritornare su, mi pare ci fosse qualcosa. Sì. Ah, trova il generatore, sì. Devi usare il... Vai pure su. Devi usare il coso, il barile.
per aprire questo. Sì. No, allora lì ci vai quando lei ti darà il potere di poter fare... Lo vedi, non riesco a spiegarlo. No, no, no. Stai andando male. Devi proprio andare giù a sto punto. Certe cose me le ricordo. Lo vedi, lei è lì. Lì intrappolata. Dio buono, vada lì. Ha distrutto. Dovrebbe esserci dei punti nascosti dove poteva aggrapparsi, ma non mi ricordo bene. Quanto è buio. Già creepy. Se ci sono loro sicuramente c'è un motivo. Schivali. Sì, qui è la prima parte un po' tostina del livello, devi riuscire... Qui devi fare un magheggio da pro. No, 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 no! Aspetta, volevo vedere com'è prima. Ok. Devi tirare la barile. Tre cose. E questi? E quelli devi distruggere quando c'è il barile, lanci il barile in aria, tiri il coso... Si può fare? Ritorna... Sì. Devi lanciare il barile in aria però, prima. Quando arrivano. Lancia in aria. Bravo, e ora ti ricambio. Lo devi fare tre volte. Vai, prima è andato. Si dà fuoco alla struttura, madonna. Ehi, fuori dalle palle. Non ti allontana troppo perché... Ah, casca in terra, giusto. Sembra anche giusto. Vai, ora manca l'ultimo e poi puoi andare a liberarla. Tra l'altro c'è anche il primo Rayman che l'ho voluto sempre giocare ma non l'ho mai giocato. Quello per la PS1. Quello non l'ho giocato neanche io. In 2D. Di... Sì, non ti saprei di com'è. Poi vabbè, ho giocato un po' l'Origins. Ma era più... Era meglio Legends, eh? Non mi ricordo. Ma Origins e Legends sono quasi uguali, se si parla di gameplay e... Tutto. Ragazzi, è liberata lì. Cercavo di ricordarmi come si chiamava. Ma non è contento. Ma che è una sciamana, madonna. Temevo che quella cosa non ce la facesse. È andato un lungo andetto, ma ci sono sempre. Guarda il mondo, tipo, sembra tipo un'osa creepy, tipo. Sì, vabbè, tutto fantasy. Potrebbe essere un'altra soluzione. Polocus, ho letto bene. Speed. Che poi la host di Polocus l'ho usata anche nel nostro video, quello fateci scegliere. Shadow Band? Sì, quello che c'è all'inizio. Quando c'è tutto il fumo. Infatti. Non l'ho mai sentito. Sfortunatamente è stato isolato per tanto tempo. Le quattro maschere, devono. Io ce n'ho 50. Madonna. Ma anche sono magiche e molto potenti. Anche tu non scherzi. Ah. Venticello. Trovo un'arma nella nostra unica spada. Però dandoti tutta l'energia che ho raccolto. Ma fa ridere. Ma infatti è tutto. È drogatissimo. E poi dici il suo nome. E beh, Rayman. Dove vai? Sparisce.
Ah, ok. C'è anche nel 3, ma nel 3 usi la catena. La catena, sì. Vabbè, qui è un po' più da nabbacci, però vabbè. Vabbè, oh. Oh, sì. Cioè, era penso sia stato anche abbastanza rivoluzionario, no? Cioè, per essere stato un gioco così... quel tempo ce n'era tantissimi di giochi così, quindi... aspetta. Il 3D stava spopolando. Ah, le quattro maschere sono qua sotto, va. Dove? Ah! Visto? Ah, nel secondo schermo, sì. Ti dice a che punto... l'ultima sembra una patata, madonna. Mm. Quella la seconda sembra Tonic Trouble. È vero. Ci sta, è sempre l'Ubisoft, no? Sì. E poi è sempre lo stesso anno, eh. Pubblicità subliminale. Anche lui su Nintendo 64 ingiocabile, Dio Cristo. Ingiocabile. Mm. Mi manca un sacco di rose. Su PC mi pare andasse anche a 60 fps. No, devi andare là, che puoi usare... sì, sì, però... la premo B? Sì, il pulsante per sparare. E poi ti lancia. GG. Io voglio quello. Lo puoi avere. Ma... ah, c'è un altro. È finito. Madonna, ma è buio. È finito il gioco, complimenti. Diciamo. Episodio 1 finale. È vero. E non perché si rage quitta. Che è? Tornado of Souls. Madonna. Tornado of Souls. A questo punto è bastardo, perché devi fare una discesa e devi stare attento a raccogliere tutti i lumi. Senti là, la discarica dei nabbacci. Devi buttarti di sotto, sì. Ah, mi seguo. Allora lo devo fare una volta solo. Sì. No, vabbè, poi ci può anche ritornare. Comunque. So che si vede male, nel senso lo capisci male quando... guarda, lo capisco meglio di altri titoli, fidati. Mi fido, lo so che a cosa hai giocato, madonna. Madonna, i pipistrelli vengono addosso. Ma grazie a quel titolo, se ci sono tutti questi titoli, non me ne frega un cazzo. Io canto. Ecco, a me già un Rayman 2 mi piace più di quel titolo. Non so, c'ha più. Mi calma più. Sarà perché è la mia infanzia. No, ma guarda, quello conta fino a un certo punto, secondo me. Lì occhio che c'è una gabbia e un pirata che la sorveglia, quindi potrei andargli in capo. C'è danno alla caduta? No. Di buono, ti ho un ceffone. Cazzottone, ma tiro. Ma i lumi spariscono? Non me lo ricordo, mi pare di no. Quello... ma letato, ha dato un po' di vita. Che era? Ho visto. Ma anche io mi sono paurito. Lo vedi? È vero, siete per poco. Fa paura. Ehi. Vabbè, immagino che si vada una colata di merda. Mi no, sa che. Memori. Ok. Oh. Telecamera ballerina. Devo andare qui. Lasciati andare, zi. No, lì non ti può buttare. Cazzo, quanto cazzo è buio, madonna. Poi lo vedo. È proprio buio. È buio. Lo vedi già ora il colore del lume è cambiato quando spari. Prima era bianco, ora è azzurro. È vero, è azzurro. Checkpoint. Con le correnti d'aria. Ah, correnti d'aria. Tieni fatto, non te ne volerai. E mi fa vedere il culo, mi fa vedere. Occhio, ho sentito un pirata. Oh, le bombe. Ah, c'è il danno da caduta, cazzo. Non me lo ricordavo. Sembra strano. Non me lo ricordavo, cazzo. Vabbè, si scopre, no? Sono qui apposta. Occhio che ora ti fa gli spauracchi. Divertiti, perché questa parte è pallosa, l'ho sempre detestata. Vediamo come mai.
Ah, vedi? Lì ci sono dei loom, non mi sembra a me. C'è no, qua, sono c'è farfalle. Qua. Però... Ah. Però poi devi ripremere l'elicottero. Qui è bellissimo, 60 fps non pensavo, eh. Sì. Infatti, viste lì è sotto tutt'altra cosa. Perché visto da filmati ogni tanto andava a 30, quindi... C'è una gabbia qui, qui forse se ci può. Ah, perfetto. Ci devo andare in basso proprio, se no non ci va. Chissà. Dai veloce. Che dovrebbe fare? Buttati leggermente, poi riprendi. Sporacchi, madonna. Sì, li può, va lì. Bello easy, chill. Ce lo dovresti fa. Che c'è? Un moscone. No, non ti fa nulla. No! No! Cazzo. Vabbè, questa parte è pallosa, l'avevo detto. Aspettare. No, senti le campane. Ah, le campane. Campane di funerale. Prima o poi. Troppo lontano. Qual è quello più vicino? Controlla un po'. Si gira. Si gira la telecamera? Strano. Questa è una brutta cosa. No, forse. Forse qui. Forse è questo. Sì, sì. Dai. Tra l'altro c'ha delle. Delle meccaniche molto simili a Block, eh? Dici? Di estetica come personaggio. Ah, lui è venuto prima. Forse un po' di spunto ce le potrebbero aver preso, ma non è detto. E anche lui spara le cose. È vero, eh? E anche lui perde i pugni quando. L'unica cosa è che il Rayman c'ha sempre l'arti staccati di suo, ma Block ce l'ha sempre. Ha perso attaccato. Un coso. Solo che Block, non so, mi sembra troppo di nicchia per essere. Mi sa che. Ma. Però non sa mai. Ma scusa, come a me mi hanno freebootato, mi rubano i progetti. Lo faranno anche. Vai, ora qui usa il pugno. Aspetta, ce n'è altri. Completismo. Completismo. Vai avanti. Blind run, come fare una blind run totale al 100%? Chissà se esistono le blind run speedrun. Chissà se esistono le blind run speedrun. E quelle che tento di fare io sulle hack di Mario, madonna. Anche che certi livelli te lo obbligano. Perfetto. Lo prenderà? Sì. E anche lui. Oh, ora... È quello lì, è quel suono lì, hai sentito? Sì. Ora, occhio andare là. Vai prima giù. Buttati da qui. No, no, cazzo, che culo. No, no. E qui che c'è? C'è la gabbia. Gabbia di che? Guarda. Ah. Non hai visto. Ci ho letto rompi le palle. Allora, già ti... Ah già, ti dovrebbero aumentare anche la vita alcuni, se rompi le questo gabbie. Questo è... di sangue nobile. È un laureato. Perché? Fanno no, l'orge. È finito il livello. Ma me ne manca due. Dove cazzo sono? No, te ne manca uno. Due che ce l'avrà la gabbia. Però se ti ricordi c'era da fare un po' di backtracking. Non ci puoi tornare subito, mi pare. Mi sa che ci devi tornare con dei poteri in più. Cos'è che ci siamo mancati? Mi sembra. Boh. Tu puoi prendere tutto subito, mi sa. Mi sa che a me. Se no, almeno aumenta un po' la rigiocabilità. Quindi questa era la congrega delle fate, com'era? Radura delle fate. Radura. Ah, hai sbloccato il livello bonus. Ah no, non l'hai sbloccato. Denied, quindi niente. Accesso vietato. Non consentito, tipo. Quanto sei di rec? No, io credo... Io penso neanche un'ora. Visto? Wow!
Cazzo. È qui. Ok. E lui purtroppo lo vedete un po' così, ma perché c'è una prospettiva strana. Insomma, è tutto stranissimo qua dentro. Vabbè. Quindi si è sbloccato. Il mondo. Vai. Muoviti nell'overworld. Comunque è diverso. Ha già salvato, mi sembra. Salva sempre. Non c'è scritto il mondo. C'è scritto quando ci entri, forse. Quindi bene. Guarda un po' nelle opzioni se c'è il salvataggio. Boh, opzioni proprio. No, secondo me c'è automatico. Devo capire che cosa fa. Ah, è un lume con un sorriso. Un lumiso. 53 su 1000. 1000 sono tanti, eh. Paludi del risveglio, Ivano. Che c'è qui dentro? Questo livello è bello. Introduce un... Poi c'ha le ambientazioni tipo simili a Medieval, tipo. Tutte mezze gotiche. C'ha il suo stile. Okay. No, lì ritorni indietro. Ritorni all'Overworld. Non li puoi uccidere. Assomiglia al livello della striga del terzo. È vero, madonna. Quella maiala, madonna. C'è una gabbia. Sì. Lì mi sa che... Ok, abbiamo scoperto. Sembra troppo putrida per andarci. Però... Ah, vabbè. Il cielo? È sempre più blu. È sempre più nero, madonna. Dove? Quello? Boh. È dark proprio, eh. Cioè, se ci metti una musica un po' più... diventa dark. E anche qui... Occhio che qui ti spawnano le piragne. Ci sta incupendo. Poi le musiche... C'è una faccia lì. Cos'è? Che faccia? Qui. Sembra una faccia, guarda. È vero, così. È tipo... una troll face senza denti. Come fossero le troll face senza denti? Madonna. Comunque, se hai notato, la musica... è sempre la stessa. Oddio. È un fantasma, devi ucciderlo. La musica è sempre la stessa, ma cambia in base... cambia un po' il jingle in base a dove vai. Quello è interessante. È una meccanica abbastanza difficile a fare. C'è anche in Valo dei Mostri, c'è anche in Binding of Isaac. Non mi ricordo come si chiama, ma sicuramente quando inizia il livello partono due tracce nello stesso momento. Una che la tiene al massimo del volume, l'altra che sta a zero. Poi appena succede qualcosa fanno una transizione a X e vengono fuori tipo oh, che cavolo è. Tu ci conosce il nome di questo oltrepassare. Io so come si chiama. La palude del risveglio. No, ma lì è per un altro livello. Sto tornando indietro. Ma sei mostruoso. A lui è il cattivo principale del gioco, Razorbeard. E dov'è? È quello lì. Non lo vedo un gran Quell'icona. Quell'icona lì. Lo scoprire. Sì, ma mi sembra l'unica strada a fare questa. Mi sa che allora c'è dell'altro. Vado a sparacchio. Qui te la devi vedere, mi sa, con le... quella rampiata, sì. Però ho visto una casa. Vai. Come ho fatto? Dead. Rip. Già, se muori ti perde i room presi? Non ne hai presi tanto. Non ne hai preso. No, qui non l'ho mai presi, quindi. Allora prova a buttarti direttamente poi da lì fino al.
Fa le scalate lì. Ah, è vero, c'è la rete. Aspetta. Sicuramente va più. Subitariro, no, su com'è che si Cloniro, chiama? Cloniro. Lì da lassù devi poi buttarti dall'altra parte. Così c'hai il checkpoint. Lì liberi Sam. Il personaggio mai più visto nella serie di Rayman. Ok. È Sam. Sam. Finto tonto? Qui c'è un... c'è la meccanica stile veicolo. Aspetta un po', perché qui so che c'è un'altra gabbia. Sì, ma lì... lì mi sa che ci sono tre. Ah, vada là. Lo tenne premuto? No, no. Ci sta da solo. Qui sono difficili prendere l'um gialli, eh. Puoi anche saltare e buttarti sott'acqua, eh. Per un certo periodo di tempo, quando vedi che ci sono gli ostacoli. Buona. Senti, qui la musica è cambiata, ma è la stessa. Sei andato a finire contro... È difficile perché quando lo sposto si sposta tantissimo. Questa parte è tostissima, eh. Un'arena. Buio, è buio questo. Ok, nemici. Ah, li puoi uccidere. Però ti tolgono vita. Prova anche a saltare. Cazzo, qui proprio ta 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 proprio, eh. No, lì basta che salti. Può anche saltare. Ah, posso? Okay. È te l'ha spiegato all'inizio. Può anche andare sott'acqua. Con X? No. Qual è il pulsante per saltare? B. Allora, e X che succede? Questo? Sì. Per evitare... Penso. Salta. Ma sta fermi, madonna. No! Vabbè, dai, prenderai. Tanto questo livello lo devi rifare. Calma, quanti sono? Tutti. Occhio che poi ti dà il check. Mica, siamo reso uno spigolo. È una buona occasione per ripigliarli tutti. È vero. Però non è rotto, cioè lo vedi? No, non è rotto. È richiede abilità, cioè ti butta in mezzo alla guerra. È così che prima si educavano i giocatori, capito? Cioè... ti buttavi in mezzo alla guerra. Vai. Bravo. Oh, Dio campo. Tutte e due, oh. Ah, te lo fa rifaggio. Ah, no. No, no. Questo livello se lo facevi completo ti dava... mi sa che ti dava... ah, ma fare il giro. È allo stesso punto, mi sa. Can't remember. Forse devo rivelare a tutti. Sì, mi sa di sì. A questo punto. No, perché ti avevo detto l'altra sponda. Però è vero, se ci sono i teens che aprono il portale... Cazzo! Ti sei mancato un coso. Okay. Un loom giallo, era lì a destra. Che cazzo l'avevi visto? Non l'ho visto neanch'io. Vabbè, ucciditi. Guarda, eh. Ora tieni d'occhio la destra quando vai a... in alto o in basso? In alto. Vabbè. Sbot the party. Con Rayman. Tieni d'occhio la destra, eh. Quando entri lì. Ah, lo vedo. No, un lampione. Sono un lampione. Quello lì. Vai. Cazzo, ma era mimetizzato. E quello lì attivava anche il bottone se ci andavi. Non mi ricordo che faceva, però... sì.
sicuramente alle strade ad altri prigionieri. Poi? Cazzo di Dio. Ok, quando muori devi riprendere l'UM. Dio, bom, ho saltato. No, non fa il giro. Non fa il giro. Vabbè, tanto ci può ritornare, eh. Non mi è mancato solo. E poi comunque ne è mancata solo una. Poi c'è la parte 2. Dio, bom, che è quel coso enorme? Nell'originale non c'era. Sì. Un boss. Qualcuno ci rincorre. Sento comune. Ma chi l'ha visto? No, non l'avevo neanche visto. Porca miseria, ma. Oh, quello. Che con l'occhiale non vedo nessuno. Qui. Occhio. Che casino ho fatto? Non ci ho visto più nulla. Ho preso qualcosa. È tosta sta parte, eh. No, c'è un loom lì, che cavolo è? Che hai visto il tuo cazzato? E da questo episodio in poi non si è più visto Sam nella saga di Rayman. Tornerò. Lui lo conosceva già. Ma perché mi sa che nel primo c'era, non mi ricordo. Un altro dottore. La paura del dottore, eh? Finito? Sì. Mi sa che c'è un po' di backtracking. Ma come? Ma l'ultima. Io pensavo che. Vabbè, comunque vai a SD. Almeno ti prendi più lungo. Strano quello scegliere. E poi la musica è buggata, lo senti, c'è quella del finale. Invece che quella di prima. Non me ne ricordo tanto. Quindi è già difficile capire quello che devo fare. Ho preso un loom che non sì. Credevo. Vedi lì c'è qualcosa. Sì, c'è un... Però c'è l'acqua. Ora this is the end. Prima di buttarti, prova a usare la telecamera. Tra cosa? No, qui un salto nel vuoto. Vabbè. Intanto ora l'obiettivo è finire il gioco. Buttati zio. Ah, lo sta saltando. Si sta ammazzando, Chi era quello lì? Lui è Clark. Oh, quasi finito. Ce ne sarà stati 4 in quello che è mancato. Non lo so. Qui se sblocca il livello segreto, lo trovi dentro questo livello o fuori dal mondo? Fuori dal mondo, mi pare. Ah no, è quello scorso? Sì. Sì. E vai avanti. Hashtag guardiamo come si evolve. Davvero. Quello lì mi sa. Acquitrino. Però nell'originale si buttava nell'acqua quando c'era. Ma qui ti spiega la lore del gioco. 22.000, madonna. Ok. Schiavo. Schiadonatore. Cabina personale di Razor Bell. Ecco, l'hai detto prima. Lui è il boss finale. Ops. Di solito. No, non volevo, è che. Vabbè, ma di solito, cioè, ma tanto cioè, tanto non è che c'è. Non è che sia tosto spoiler. C'hai i plot twist, sicuramente no. Cos'è? Sono
1000. È vero, Gandalf. No, non te lo volevo dire, ma c'è un cambio di loro. Mangia lume qualcosa lì. Sì. Guardati indietro se c'è qualcosa. So che era questa cosa per lo zoom. Io ho premuto sempre altri tasti. Ah no, li torno indietro. Così a caso. Zoom, occhio. Sono visto addosso. Tira già al checkpoint. Ah, che è tosto lag. Guarda. Vero. Funziona. Non è se si è attreso. Sento questa cosa. Qua. Ma ora è tornato. Si sta forse era una ossa di rete, sai. Lì c'è una gabbia. Vedo. Sta rilaggando. Stava rilaggando, te lo giuro. Vero, a 14 si vede, sì. Beh, non c'è nessuno? Sì. Ah, l'ho preso. Ha preso il loom. Anche questo sound effect usato in tutti i giochi, madonna. Questo... Oh, mi posso guardare intorno. C'è il bottone. Ok, collo. Veloce. Ma... No, aiuto. No. Vabbè, tanto ho preso il checkpoint prima. È stato bene. Già attivato, zii. Facci molto più lontano, così almeno. Tu prendi. Non conta quanto ci stai, conta se lo tocchi una volta e poi sì, spari. Esatto. Okay. So che sono in Mario. Quindi... Basta Mario. Esistono anche altri. Come le pedane di Super Mario Bros. 3. Esistono anche altri platform, madonna. Okay, cattivo. Che okay, sentito. Da se diventa anche oscuro, eh? Io non ti posso dire nulla. Questo osso va a consumo, no? Sì, vai, salta! Da ultimo, mi sa che... Ah, meno male. Ora lì... Qui si va da dietro. Sì. Occhio, perché quelle lì cadono, eh? Sono le stesse. Ah, sì, eh? Sì. Ah, no! Non mi riorto. Cazzo, ma dov'era? E come cazzo fa? Muoio. No, perché hai preso il checkpoint ora, guarda. No. Che schifo. Vabbè, oh, è la tua prima run, eh. Non è che può fare... Prova a sparare. Vai. No. Poi quando salta si butta così. Vedi? Vero. Si sbilancia. Ah, devi andare lì perché c'è la gabbia. Ho trollato. Pensavo... lo fa più volte. Lì mi sa che devi andare dall'altra parte e poi... per attivare il poi sparare. Comunque i bottoni che si vedano, cioè tutte le ossa che si possano fare, c'erano anche nell'originale, no? Sì. Non è che c'è cosa in più, via. No, l'unica cosa in più sono alcuni personaggi rimodellati all'interno dell'universo di gioco, però è strano. Girati. Lo vedi? C'è la cassa. Chi l'aveva visto? Te l'ho detto prima, zia.
Vabbè, la Villa Brava. Ma come? Ma non l'ho sentito, madonna, come ha fatto? Ti carba così tanto il gioco che pensi a lui. Mi concentro perché c'ha dei comandi talmente stupidi che non riesco a comandarlo. Certo. Sto scherzando, ovviamente. Nessuno capisce i miei scherzi. Dietro c'è qualcosa? No, no. Andiamo avanti. No, quelli non ti fanno danno. Ma che fail video buono. Oddio mio. Qui c'è il bottone. Il checkpoint. Cazzo stavo andando, hai visto? Quelli ti fanno saltare se ci monti sopra. Ah sì? Tanto. Vabbè, tanto non servono a cazzo ora. Se sei posso. Secondo me no. No. Perché sono mobili. Sono mobili, sono questi. Occhio! Oh, ok. Dai, salta! Che belle ste ossa da me. Che la scampo senza sapere. Sì. Fatto un'ossa da pro, no? Mi sparo anche che foglio su block. Tu mette. Faccio le ossa da pro senza volerlo. Comunque lo vedi, qui i checkpoint non ci sono uno a livello, madonna. È proprio godibile. Un albero infuocato. Vedi? No, no, quello lì è tipo quello che fa il rugby di Super Mario. Devi attirarlo e farlo cadere di sotto. Perché non ti fa passare. Attiralo, salta. Ok. Madonna, quando viene scacciato diventa creepy, tipo. Vai, salta. Sta laggando là. 12 fps. Ma a volte fa, a volte no. Guarda, quando facevo X, ti ricordi che mi si era stoppato proprio. Sì, sul Pokédex. D'altronde è tutto nuovo, quindi. Non può capire. Di buono. Che poi capiteranno questi problemi. Va a tempo, occhio, eh. Vabbè. Noi siamo abituati. Va a tempo, è inutile che ci torni lì. Devi tornare indietro. A tempo cosa? Il bottone. Era un bottone. Ah, era un bottone. E che pensavi? Vedi? Cazzo. Salta, zi. Occhio qui. Che lisci. Caso. Aiuto. C'è qualcuno? Sì. Qui. Ma non credo sia lì. Occhio, zi. Ma tanto toglie. Metà vita toglie. No, no, è perché avevi già perso roba prima. Con le asce, te lo ricordi? Lì. Segni giapponesi. No, ma che? Ah, no, cazzo, mi sembra. Sono teschi dei pirati, segni giapponesi. E basta e salti su quell'affare lì e ti fa rimbalzare. E che io tendo sempre a fare le ossa più difficili. Vai, è finito il livello. Perché ora ti aprono il portale. Ancora no, guarda tanta roba. E qui? Prova a girarti. Prova a girarti. Non mi ricordo che faccia dell'affare. Non posso ancora, che deve avere. No, aspetta. Dagli tempo al laureato. Sì, è finito il livello. Ma c'è, sento un casino. No. Stai per splatterare. C'è l'accelerato. Qui da dove sono venuto? No. Sì. Sì.
È sotto. Chi l'aveva visto? Io me la ricordavo di certo. Prova a andare sulla parte più alta e salta. Vai ancora. Non pensavo ci arrivasse, per nulla. Pensavo che potevi saltare sulla scatola mentre, mentre cadeva e poi saltare. E poi che cazzo è? Non è Kaizo Mario, è infatti. Kaizo Raiman Hack. Sa se c'è? Kaizo. Io direi di fare un altro livello e poi si finisce il primo episodio. Sì? Sono d'accordo. Tanto sei. Sei a buon punto per essere una blind run. Sì, cioè... poi giustamente mi hai anche guidato in certi punti, però mi ci trovo bene, insomma, pensavo peggio. Sì. 147. Sei aspetta, io non ho visto quanto ho fatto del livello. Non me lo ricordo. Vabbè. Meno male c'è il video. Fai l'ultimo che... Sembra interessante. Le rovine. Si andà sul vulcano. Dove siamo? Come si chiama il mondo? Santuario di acqua e ghiaccio. Questo è bastardo, eh. Che si scivola. No. Oh, è enorme. Bentornato. Ehi. Si sente voce stupida e c'hanno, senti? Sì, fanno così. Bellissimo. Ma mi sa che qui puoi andare... Ah! Perché a seconda di quanti lumi raccogli puoi andare avanti. Un nuovo mondo. Hai fatto il primo mondo, si può dire, in questo episodio. Ah, sì? Aspetta. Tutto quello che ho fatto è il primo mondo. Ora si va in un altro. Sì. 48 su 50. Come? Ok. Però prima c'è questo livello che... Non mi ricordo se è il livello di transizione. Ah, questo è bello comunque. È bello ma in certi punti è tosto. Sei al mare qui. Sei a caso, non me lo ricordavo. Chissà se c'è qualcuno che reca creepy music in questo mondo. È vero. Si reca creepy music con le mod di Rayman, madonna. Si fa muovere la bocca così. Il tempo è marrone, sì. Vieni in faccia, bro. Aspetta, non ho capito ancora se sono questi osi. No, sono personaggi osi, nel senso... Strambi, fanno paura. Lì ci sono dei lumi. Aspetta come rodo più come... Vabbè, intanto va più a questo. Ho trovato la tecnica speedrun. No, basta no. Andare qua. Voglio andare. Devo dire che c'è qui sotto. Adesso ci vado. Ma vai lì. Ci si immerge con B. Madonna, come mi perdo? Come mi perdo? Che sono? Zucche? Che zucche? Sono zucche. Fiori, zucche. Oh, zucche. Le zucche. I semi di zucca. Oh, non va più giù? Oh no. Devo star fermo? No, vai vai. Perché? Nota zì. Ah, devo andare avanti. È un po' macchinoso all'inizio. No, devo capirlo a modo, se no. Come fa a tornare indietro? Se non ci sono più le carie. Sa che ti si ricarica. Vedi, fa una paura, non si capisce che roba sia. Questo non mi ricordo se c'era l'originale. Ma non c'è nulla. Strano.
Sì, c'è una gabbia. Guardati con la telecamera. Ah, andiamo. Cioè, ti fa arrivare fin qui per nulla. Un'altra gabbia? È vero. E dove cazzo è? È lontanissima. Mi sa che lì ci devi andare. Ecco, un potenziamento che non ho. Non posso stare a fare spoiler. Non mi ricordo neanche più come ci si nota. Allora, così. Mi sento l'imbarazzo quando non conosco un gioco così. Mi ci vuole un po' di tempo. Specialmente se è in 3D. Con 2D sono più abile. Sì. Oh, non c'è il cazzo di... Vabbè, ma te la puoi fare tranquillamente. No, no, non c'è l'ossigeno. Quale? Sei arrivato, zia? Continua a nuotare su. Vai. Ma perché non va? Vai. Sei incastrato. Sei incastrato nella zucca. Che cosa nella zucca? Vero. Sei casertano. Dove cazzo sono? È vero, dove sei? Ma dove sono? Ah, no. Dall'altra parte. Perché ho preso il checkpoint, ma non lo so se lo devi rifare. No, comunque non lo devi rifare, perché lo vedi, te l'ha segnata la... Sì, è vero. Meno male, se no aiuto. Chissà poi il pubblico da casa cosa ne pensa di questo senso. Storico, sicuramente piacerà. Allora... morto? No. Dov'è? Si è teletrasportato. Sottoterra, lo vedi? Vai. Ma fallo fuori. Vieni da lì, zii. No, mi sembra una cassa, invece un piranha. Sinistra, 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 destra. Lì mi serve un... Sì, qui ci devi ritornare, zii. Non lo puoi fare adesso. Perché ti si apre due passaggi. Si può vedere che c'è. Vabbè, c'è un glitch che ci consente di passare. Inizia a fare glitch su Rayman. Ora le scopro. Gli temande il flow glitch, non ci sono neanche dite. Allora. Ah, ok. Io tiro subito qui. Sei troppo vicino, ti fai danno. Però c'è un altro. L'ultima porta subliminale. Dove lo porti? Qui. Ah, io non me lo ridò neanche, ma figurati. Io faccio finta di essere in blind, non lo conosco tutto. È vero. Il dio del metal vi sta mentendo. Il dio del metal non ci deludere. Non ci mentire. Ah, sì. Vediamo. Sfera magica. Ok, devo fare un puzzle. No, cazzata. Basta la pigli. Vai, spostati con quello. Dove sono queste piramidi? Non mi hai visto. Ma... blind DDM. Aspetta, Piramidi. Sì, c'erano lì. Ma dove? Aspetta, ora lo vedo. C'era quella azzurra. Quella lì. Ma io mi sembrano dei... che cazzo ne so. Ok, vai. Penso sia giusto. Ora ci sarà quell'altro. Ma mi sembrava che dovevi ritornarci in uno di questi punti. Sì, e ora c'è quell'altra. Per aprire la porta. È davanti a te, zii. No, ma io guardo se c'è un'altra roba. C'è lì davanti. Mi scivola il cazzo di pollice. Ci devo mettere qualcosa.
io stavo già pensando che questa porta ci doveva andare più avanti. I pistrelli non c'erano nell'originale. Beh, allora hanno fatto anche dei buoni lavori, allora. Chissà se ci hanno messo l'esempio. Ma mi sembra strano. Lo so. Qui ci sono delle ombre. Oh, lo sai che questa ambientazione mi ricorda il primo livello di Rayman 3? Sì, quando sei nel concilio delle fate. È capace che è lo stesso. No, non credo. Mettezze di che dici, tipo... Hai perso un lungo. Sta telecamera ha rotto il cazzo, madonna. 37? Ma tanto sarà qualcos'altro. Io buono. Chissà ci sono transizioni con lo skateboard anche qui. Sì, bravo, l'hai beccata. Ah, è questa? Sì. Là qui c'è da soffrire. Sì. Vai. Con i piedi, capito? Con i piedi. Va ganzo. Guarda che può saltare. No, sì. Ma che è questo museo attivo? No, poi si calma. È bella quella del boss finale di Host. E Tomb of the Ancients. Infatti sono curioso di vedere come l'hanno, dove l'hanno messo. L'hanno messo in un posto abbastanza claustrofobico, eh. Boss. Ah, mi sa che lo devo sconfiggere, sì. Stalattite, madonna. Miss. Dove sono? Ma che? Dove sono finito? Ah, c'è cioè il reset, insomma, meno male. Super Mario sarebbe stata la porta di reset. Ehi, una cappagalla, madonna. Ma come fa a farmi colpire? Deve essere veloce, non so. E devi predictare un po'. Che boh. Ti arriva nel viso, madonna. In questo sono. Senti, Questo. Aspetta, sente poco. Ah, quello è quando là. Questo è tributato. Strausato ovunque. È più tributato di te. Che è successo una cosa stupidissima. Hai visto? No. Che perché ho sbagliato non mi ha preso. No, mi sa che devi stare su questa piana pedana. Sì, un cazzo, non mi ricordo nulla. Vabbè, è un train error qui. Train error. Ha detto prendi la stalattite. Sì. Lo so giocato ora. L'avevo visto da ultimo, quindi. Io manco me lo ricordavo. Hai giocato meglio di me in questo caso. Anche perché te stai giocando. Oh, quei cosi c'hanno gli occhi, hai visto? Lum, sì. Quelli tondi. Cioè, l'anelli. Qui c'è qualcosa? Secondo me sì, secondo me sì, no, sì. Vabbè. Ora sentirai una musica molto... che ti ricorderà qualcosa. Complimenti, hai trovato la prima maschera, una maschera episodio. E tutto è enorme. Quella è la statua. Appunto. Mi sembra neanche. Di buono. Tutta caricaturale. La musica non c'era nell'originale. E che c'era? Questo no, continuava la host. Ah, sì. Allora forse qualche aggiustamento.
Che giustatina, è probabile. Ecco. Vi ho chiesto di farmi scegliere tra due band. Poi tu sciarite, ho detto dove cazzo l'ha presa. Polo, tipo... è Polocus. Dio boh. Ok. È creepy, eh? È creepy. Voilà. Guarda là. Se oddio, modelli qui sono un po'... ma meglio. Quando mescoli la pasta, è madonna. Bellissimo. No, ma a me mi gabbano queste ossa qui, insomma, un po'. Che siano anche un po' inquietanti, insomma. Un po' inquietante, ci si vede noi. Non è inquietante, no. Cioè. Però che abbia stile, cioè, sembra mezzo Tim Burton. Santuario di acqua e acqua. Ne manca uno, Vabbè, ma tanto molti livelli te devi giocare. Access denied. Questo proprio per poco. Il titolo di questo video chiama l'Access denied. Non ci può entrare nessuno. E lo metti privato. Madonna. Però siamo sempre qui, vedo. Ah, è un'altra parte. Questa? Sì. Allora. Hai fatto la prima maschera, non il primo mondo. Ah, ho sbagliato. Okay. Se faccio esci dal gioco. Sì. Guarda un po' se ti salva. Forse mi salva quando c'è lui che corre. Un po', vediamo, queste sono tutte prove. Ma il titolo era questo stile? Il menu? No, il menu c'era l'overworld. È questo qui il menu. Ah. Solo che c'era anche lo start qui. C'è quelli che fanno a bacio lì. 19%, accidenti. Sono un quinto. Allora era il 3 che era molto più. Sì, il 3 più. Cioè il 3 mi ricordo che. Il 3 c'era 3 dischi per PC. Non mi ricordo per PS2 però. No, PS2 raramente era un più. Allora, a posto. Insomma, io però voglio sapere una cosa. Siccome questo è un gioco dell'infanzia che io ci tengo, ti sta piacendo? Assolutamente, infatti penso di continuarlo, perché d'altronde se è deciso. Voglio sapere, ci state guardando, se è deciso oggi, siamo trovati, se è deciso. Guarda, io conosco tanto Rayman 2, so che anche te lo voglio giocare, non l'hai mai giocato. Approfittiamo. Allora, approfittiamone. Infatti, buono c'era anche New Panic, sono contento. Insomma, speriamo che anche voi da casa l'abbiate apprezzato, ma sicuramente sì. E nulla, allora intanto sul canale ricordo che sta continuando Mario Game, è quasi finito, quindi vi consiglio di andarci perché succederanno delle cose bellissime, secondo me, infatti. Poi niente, sono finito Mario 64, quello ormai lo sapete, sta continuando la Blind Run X di Pokémon X, sta continuando la... Binding. Quella, sì, la semi Blind Run di Binding, e ora nasce anche questa qui. Dirà, io però ci scrivo Rayman 2, perché è Rayman 2, Rayman 3D, Rayman 2 3D. Rayman 3, è vero. Rayman 2 3D, si fa, e dirò anche una curiosità a chi ci sta guardando. Lo sapevate che all'inizio Rayman 2 doveva essere in due dimensioni. Strano. Bene, tanto per chiudere Si vede al prossimo secondo episodio di della Blind Run totale di Rayman 2 3D. Oh, perfetto.